Questa volta è andata male, complimenti ai ragazzi della Cariatese e a tutto lo staff per questa bellissima partita, ma soprattutto volevo fare i complimenti a queste due tifoserie che veramente ci hanno fatto ritornare indietro nel tempo. Questo per Cariati deve essere soltanto l'inizio, posso dire che speriamo che di questi derby non ne vediamo più, ma non perché una squadra debba salire e l'altra no, ma perché Cariati merita una squadra sola che possa puntare a categorie diverse. Riguardo la partita siamo partiti bene, poi magari ci siamo un po' disuniti, qualche decisione arbitrale dubbiosa, comunque dico che la Cariatese alla fine dei conti ha meritato, noi purtroppo ci siamo un po' cullati, come dicevo prima, sul gol e tutto l'andamento poi della partita è andata via via sbiadendo per noi. Niente, comunque rinnovo i complimenti a tutti e speriamo di fare tutti e due i playoff e magari che una squadra di Cariati possa ritornare in promozione. Prima di parlare della partita mi consenti di ringraziare tutta la stampa che è pervenuta oggi al campo. Finalmente Cariati rivive dei momenti di sport belli, si parla di calcio, si parla di gente che è ritornata finalmente a campo. Naturalmente il campo, come è al solito, decide, oggi ha deciso che a vincere sia stata la Cariatese. Per me è una vittoria meritata, soprattutto per la mole di gioco che abbiamo sviluppato. Abbiamo subito un po' sui calci piazzati la fisicità del Cariati, però per il resto abbiamo controllato bene la partita, a parte una sola azione con Cotroni. Noi purtroppo abbiamo mancato di freddezza all'inizio, siamo andati sotto, però piano piano abbiamo abbassato la testa, abbiamo attaccato fino a portare questa vittoria a casa. Faccio i complimenti ovviamente alla squadra avversaria, faccio i complimenti ai cariatesi per questo bello spettacolo di pubblico e di nuovo i ringraziamenti per tutti voi che avete fatto sì che questo evento venisse pubblicato in tutto il mondo. È una bella festa dello sport oggi qui al Comunale di Cariati, un derby, si sa che i derby possono andare in un modo o in un altro, un po' viziata dalla gestione arbitrale, avremmo qualcosa da dire, ma oggi diciamo che alla vigilia di Pasqua non possiamo che come società fare gli auguri a tutti i cariatesi, a tutti gli sportivi di Cariati e speriamo che il calcio prima di tutto, che è un valore importante, possa proseguire. Alla prossima, noi comunque siamo in corsa per i playoff, ci crediamo, siamo convinti e quindi un augurio in bocca al lupo a tutti. È stata una partita combattuta, è stata una partita maschia, noi avevamo bisogno di questa vittoria per proseguire la lotta verso i playoff, la vogliamo dedicare proprio con tutto noi stessi, annunzio il nostro collega che ha avuto un problema in famiglia in settimana e adesso dobbiamo andare a fare risultato a Sant'Anna perché noi ci crediamo, ancora ci sono 5 giornate e fino a quando la matematica non ci condanna noi ci crediamo fino alla fine. Siamo un ottimo gruppo, adesso siamo tutti bene e speriamo di proseguire così. Yeah.
Lo